E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questa nuovissima serie su Call of Duty Vanguard. Ragazzi, ho deciso di portarvi questa nuovissima serie, dato che sono stati annunciati più di un gioco, vorrei iniziare subito a portarvi. Questa è la primissima serie di PS5, ragazzi, in assoluto. Vi invito a seguirlo perché veramente Call of Duty Vanguard l'ho voluto portare per il semplice motivo che mi ha colpito la storia. Perché io mi soffermo più sulla storia. Purtroppo non vedrete molti, non vedrete molti giocatori in questa serie. Però direi di iniziare. E di iniziare la partita. Spero che riuscite a sentirmi, eh? Spero che riuscite a sentire tutto. Quindi bando alle ciance e direi di iniziare questa nuovissima serie. Vai! Riavviamo, sì. Allora, livello di difficoltà, ragazzi, io l'ho giocato a modalità esperto, però non gioco a soldato. Germania nazista, attacco finale al cuore del male. L'SOE aveva reclutato noi sei sotto il mio comando con un solo scopo: recuperare dossier sul progetto Phoenix, l'ultima arma segreta del Terzo Reich. Una coalizione di comando alleati messa insieme e scagliata lì dove il nostro nemico era più vulnerabile. Doveva essere la nostra prima e unica missione. Amburgo 1945. Guardate che roba! Un mondo stupendo! Chi vuole salvarlo? La svidania! Siamo in piena guerra. Allora, spero che riuscite a sentire, ragazzi. Poi se è qualcosa me lo dite sotto giù nei commenti, di aumentare o di abbassare. Oh, siamo proprio nella seconda guerra mondiale. Ragazzi, a livello grafico sembra che è impostato su fedeltà. Ok. Muoviamoci. Allora, non ci sono nazisti. Presumo che dobbiamo combattere contro i nazisti. Allora, scusate un attimo. Prima di fare ciò, vorrei un attimo vedere a livello audio. No, e infatti, vedete, la grafica è impostata su fedeltà. Però non è impostata né su fedeltà né su prestazioni. Però ci tengo a sottolineare che da quando faremo, come vi posso dire, la serie vera e propria, vorrei un po' aumentarla, il volume generale. I dialoghi vanno bene a 50. Proviamo così. Allora, presumo che questi siano della resistenza o un gruppo segreto. Vedete, quella è l'aquila di Hitler, quindi siamo... Scusa. È giusto. Devo saltare sull'altro treno. Non c'è nessuno, vai, avanziamo. Ma comunque è bella però, eh. La PS e questo, ragazzi, Call of Duty Vanguard, ci tengo a dirvi che è stato il primo gioco PS5. Il primo gioco in assoluto. Spero che non mi sentono, eh. Aspetta, che non ho visto uno.
Dov'è? È chiusa. Porta è chiusa. C'è un altro ingresso. Una sporgenza. Passa di là per entrare. Ah, la sporgenza, eccola. Non vedevo, ragazzi. Te lo scordi? Non lascio i nazisti. Aspettate un attimo, devo sistemare il filo. Allora, avanziamo, dai. Oh, cassa di munizioni. Aspetta. Addio, missione segreta. Che dobbiamo fare? Granata. Ok, avanziamo. Occhio. Dai, esci. Oh, scusa. Stavolta passiamo sul tetto, va bene. Ho voluto lanciare una granata, però l'ho colpito uno. Quella sarebbe l'MP40, ragazzi. Dove sta sparando? Vai. Ok, fatto. Bel modo di rottamare un veicolo. Grazie. Munizioni. Che da come ho capito qua ci servono. Presi. Quanti trucchi ci sono su quel treno? Fanculo, io vado sul tetto. Lassù l'hai scoperto. Non ascolta mai. Trucchi nel camion. Al diavolo tutto questo. Oh, ma è Claudio Moneta, ragazzi, questa è la voce. Madonna. Curiamo l'altro treno. Ehi, Novak, una bella mitragliatrice su quel mezzo. E dove? Aspetta. Tengo sto brutto vizio, ragazzi, in tutti i COD di scaricare e ricaricare l'arma completamente. Ho praticamente sto brutto vizio. È un MG42. Ok, No, non mi serve questa. Passiamo. Ok. Scusa. Dai, eccolo. Ok. Muni. Avanziamo. Avviciniamo alla locomotiva. Sbrighiamoci. Davanti la ferrovia si vede. E ti pareva? Più avanti di così. Corra, aspetta. Vai. Vado sul tetto, ragazzi.
Sto sparando ai nazisti, non vedi? Cominciamo subito con i fail. Ok, allora. No, che mi dai la Mauser? Dai, dammi il mitra. Mi serve il mitra a me. Okay, allora vado sul tetto, ragazzi, perché voglio dare un po' più di supporto. Beh. Usiamo la torretta, vediamo un po'. Ok, stiamo usando una MG42, presumo, ragazzi. Capito, va, mo fammi andare un attimo a piedi perché sennò... Oh, scusa. Meno male che non siamo a veterano, se no mi dava game over. Ok. Oi, oh. Quello è russo. Avanziamo. Grazie. Aspetta, forse... C'è Rix dentro quel carro. Wow. Grande. Sei stato un grande. Allora, avanziamo piano piano. Dobbiamo dirottare il treno. La ferrovia si divide. Salta. Ok. Cazzo, sali. Ce l'hai fatta. Grande, eh? Siamo stati grandi, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Scusate se forse avete sentito qualche voce di sottofondo. Perché sceglierci per questa missione suicida? Il comando ha scelto 6 specialisti per una missione veloce e pulita. Un esercito non può farlo. Troppo rumoroso e lento. Richard ha ragione. Non se lo aspettiamo. Entriamo, prendiamo i documenti e usciamo. Non ci vedranno. Il piano è chiaro a tutti. Io spero. Allora dobbiamo entrare in questa base e i nazisti stanno facendo qualcosa. Oh, fammi abbassare. Allora, dobbiamo fare presumo una cosa stealth, ragazzi.
Allora. No, 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 adesso arrivano i tedeschi. Ok, allora. Penso che mo adesso, ragazzi, dovrei cambiare un'arma. Dovrei levarmi sta pistola. Avanziamo. Ah, ah, oh, ottimo. Allora. Oh. Allora, vorrei usare un po' il cecchino, ragazzi, così almeno ci divertiamo un po'. Vai. Ok, allora, aspetta, mi servono le munizioni però a me. Oh, no, granate, no, cominciamo con le granate. Ma c'era il modo per levare il silenziatore, tanto ci hanno scoperti. No, aspetta un attimo, aspetta. Dove stanno i cani? Poverino. Dove sta il cecchino, aspetta. Wow, che favola. Vi ripeto, soprattutto la seconda guerra mondiale, ragazzi, è un periodo storico che a me piace molto. Vabbè, sono gusti, saranno pure gusti personali. Olè. Headshot. Avanziamo piano piano. Oddio. Mamma, guarda che faccia di cazzo. Mi fa... Cazzo, è cane! Non avevo visto il cane! Non avevo visto il cane! Allora, facciamo una cosa. Mettiamoci in posizione. Oddio! Mamma mia, che calo di frame! L'avete notato? Aspetta, no! Perfetto. Stupidi nazisti. Aspetta, quello sta nasso a terra, lo vedete? Fumogeno! Aspetta. Cazzo, non vedo niente! Ecco che arrivano, occhio! Occhio. Cane, dove sta il cane? Oddio, sono pastori tedeschi, vaffanculo! E dopo tutto, ragazzi, ricordatevi che i pastori tedeschi in realtà si usavano proprio per questo, perché erano cani di specializzazione. No, ho fatto alcuni studi e ricerche inerenti ai cani. Infatti, io preferisco più i gatti. Poi lasciatemi un commento dicendomi se vi piace più il gatto o il cane. A me piace più il gatto. Però in alcuni casi. Aspetta un attimo. Mettiamoci col mitra. Ok. Fammi fa così perché è l'unico modo. Dai, sguanzellati i cani. Ecco. Ok. Siamo. Ah, granata. Aspetta un attimo. Fammi lanciare una granata. Aspetta, no, il flashback non ce l'ho. Oddio! Affanculo, va. Io mi devo levare sto vizio di fare le cose. Oddio, 10 minuti. Di nuovo da qua. Ok, allora...
Allora, mitra, vai col mitra. Ok. Ok, cani. Ok, cani, che si dice che è il migliore amico dell'uomo. Come cazzo mi spara sto frocio di merda? Ok. Con i cecchini un po' mi diverto, soprattutto quando sono quelli della Seconda Guerra Mondiale, vi ripeto. Oh, 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 granata. Era pure vicino. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ci siamo. Jackson alla porta. Arrivo. Ci siamo persi la festa. Sembra siano scappati di corsa. Phoenix, dobbiamo essere vicini. Non per molto. I crocchi stanno portando le loro cose su un sottomarino. Vedete quelli con il baule? Scommetto che è quella la roba che cerchiamo. E allora che aspettiamo? È ora dei calibri grossi. Ora si ragiona. Aspetta, non possiamo farci nulla. Arthur, non so cosa siano quei documenti, ma in segreto meglio custodito del terzo Reich. Lo tengono qui, in mezzo al muro. E con questo non ha senso. È come lasciare i gioielli della corona sulla veranda. E senza molta sorveglianza. L'intero esercito tedesco dovrebbe sorvegliare questo posto. Finito? Quei documenti stanno per prendere il largo. Voi tre andate sulla passerella e fate casino. Guadagnate te. Webb, Novak, con me. Noi pensiamo al sottomarino. Allora la roba la stanno spostando i nazisti. Molto interessante. Comunque ragazzi, vi voglio far notare, guardate il dettaglio grafico di PS5. Cazzo, che ficata. E non è messo né fedeltà né prestazioni, eh. Cioè, purtroppo, da come ho notato... E cercheremo una via d'uscita da qui. Non sparateci o vi piantiamo in asso. E vi stavo dicendo, cioè, guardate il dettaglio grafico. Ok, abbiamo svegliato i nazisti. Comunque ho visto che mancavano 10 minuti. E tornando un attimo al discorso... Tutto così, va. Lo so, sono ferito. Tornando al discorso grafico... Scusate se ripeto. No! Dove siete? Ok. Headshot. Aspetta. Abbiamo scatenato un putiferio. Almeno stavolta non è un campo minato. Occhio a un cecchino, l'ho visto. Nemico in movimento. Aspetta, mi riposo un attimo perché sono rosso, ragazzi. E vi stavo dicendo, comunque, guardate il dettaglio grafico. E se non dico una cazzata, Call of Duty Vanguard è del... è del 2021, quindi di 2 anni fa. Sì. Ah, ragazzi, voi ditemi sotto giù nei commenti come avete passato l'estate. Ok. E vaffanculo. È tosta, ragazzi, veramente tosto. Ehi.
subito così, va. Dai, muoviti, st'arma del cavolo. Perfetto. Vai, vai, vai. Devo avanzare a casa. Non posso andare avanti. È a maggior ragione che non è un campo minato. Allora, sto un attimo indietro, ragazzi, che voglio fornire supporto col cecchino. Fatto. Siamo piano piano. Occhio, sa, ma dove cazzo spawnano tutti sti cecchini? Ok, granata. Levati. Io comunque ci tengo a sottolinearvi che non ho mai giocato a Warzone e a... Sì, sì, arrivo, arrivo. Corri, corri. No! Andiamo. Sto arrivando, sto arrivando. Oi! Allora, dove sta MG42? Ma io mi devo levare sto vizio di camminare senza le munizioni. Sì, dobbiamo passare come? Vai. È il sommergibile là accanto. Ci siamo. Gli altri sono sulla passerella. Li vedo, non colpiamo. Ah, nazista del cazzo. Grande. Ho caricato la cassa su quel sommergibile. Arrivo. Copriteci, saliamo a bordo. Buona fortuna, ragazzi. Io intanto cerco l'uscita. Ecco il boccaporto. Ci siamo. Proviamo quella cassa e andiamoci. Richard, dopoci le spalle. Prova, va avanti. Attenzione davanti. Ok, colpi di ribasso. Ok. Sta cosa in stile Call of Duty Modern Warfare mi piace troppo, sul fatto che ti copri e puoi sparare dall'altro lato. Indietro, indietro! Facciamoli fuori! Cazzo! Ehi, oh! Avanza! Sei a posto? Sì, fratello. Levati, fammi sparare un po'. Eliminati. Mancano 5 minuti, ragazzi. Ah. Eccola lì. Lo scassinatore sei tu, a te l'onore. Sono io lo scassinatore, quindi vai, apriamo. I piani nazisti stiamo prendendo, ragazzi. Arthur, le sirene si sono interrotte. Non è un buon segno. Dobbiamo andarcene subito. Aiutami, Nova. Occhio, granata! Nova! Ho finito pure il tempo.
Non è un buon segno, ragazzi. Credi di essere inglese? Sono nato e cresciuto a Cambridge. Non è cortese rovinare la serata agli altri. La sonata numero 4 di Beethoven ha dei passaggi stupendi, ma impegnativi. Prestargli molta attenzione. Non come voi. Il nero dà anche gli ordini in inglese. E voi li obbedite? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehl entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch. Parla in tedesco. Continua. Soldati francesi come me portare armi nelle vostre strade, sposare le vostre donne. È questo che sento quando parlo in tedesco. Affascinante. Vi abbiamo fregato una volta. Le senti le bombe? Vi stiamo fregando di nuovo. Fregato. Che scelta interessante di parole. Te l'ho già detto. Fallo. Va bene. Se è questo che vuoi. Sacrificarti. Essere un capo. Non sono qui per darti quello che vuoi. Che stronzo. Per dare a voi bestie tutto quello che meritate. Mamma che stronzo. Mamma mia, ragazzi, i nazisti sono senza cuore, i nazisti, eh. Sbagliano. Come può essere colpa di Arthur? È colpa sua e di Wade. Quel bastardo ci ha piantato in asso. Hai ragione su Wade. Se lo trovo, giuro che gli spacco la faccia. Sì, bravi, prendiamocela tra noi e non con i tedeschi. Nasce ego si vuole segnare posto danno. Credi di impressionarmi? Calmati. Non ha importanza. Friesinger ci ammazzerà tutti. Friesinger? Il nazista. Quello che ha ucciso Novak. Un vecchio amico, vero? Avevamo dei trascorsi. Ah sì, che trascorsi? Andiamolo, Friesinger! Arthur ce ne tirerà fuori. Lo dici perché è tuo amico? Se l'è guadagnato. L'ho visto in azione. Perdi uomini. Solo grazie
È la guerra. L'unico modo per onorare un soldato caduto è finire la missione. Ma ricordatene, quando il suo sangue bagna i tuoi stivali. Touché, guarda. Per guidare qualcuno, bisogna imparare cosa si prova a perdere uomini, a vederli morire, credendo in te. E c'è solo un modo per imparare quella lezione. La mia prima volta è stata al D-Day. No. Bene, ascoltate. C'è tempo fino all'alba per compiere la missione. Sanno già del nostro arrivo. È la nostra occasione per distruggere l'artiglieria. Se non riusciamo, domani l'invasione fallirà. Io vi ho addestrati per questo. Mostrate alla marina quanto valete. Prendete le casematte. Distruggete l'artiglieria e lanciate i bengala per avvertire la flotta. Che forza, raga. Ma state guardando il dettaglio grafico, la grafica, cazzo, guarda che fa la PS5. Che figata, raga, madonna, che hype. Oh, poverino, mi dispiace. Però cerchiamo di salvarci noi, però. Operazione Tonga. Distrugge difese costiere. Giugno del 44, Mevili, Francia, Saint-Élysée. Va bene, ragazzi. Ragazzi, finisco qua l'episodio. Finisco qua l'episodio. Ragazzi, spero che... Allora, è durato un po' a lungo questa puntata, però spero che vi abbia fatto un po' da episodio pilota, tra virgolette, di questa nuovissima serie che, ragazzi, merita tantissimo Call of Duty Vanguard. Mi è piaciuto una ficata assurda, e adesso lo vedremo insieme. Quindi, ragazzi, vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, e qua da Sabit è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!